Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, il video è dedicato al decluttering e alla sistemazione di tutti i miei jeans. Me l'avete chiesto diverse volte e adesso è arrivato, quindi oggi praticamente faremo appunto questo decluttering, perché voglio assolutamente eliminare alcuni jeans di quelli che ho nell'armadio. Anzi, voglio fare prima un bel check, capire tutti i jeans che ho, infatti li tirerò fuori tutti. Soprattutto vedere quali mi vanno bene come taglia, quali invece non mi stanno bene anche come modello, quindi appunto andremo a vederli, a provarli e a capire insieme quali tenere e quali no. Voglio farlo perché appunto col tempo, con gli anni, ho accumulato un po' di jeans e magari variando qualche volta taglia, prendendo o perdendo qualche chilo in questi anni, ho comprato jeans magari un pochino più grandi, jeans un pochino più piccoli, e quindi adesso voglio andare a capire quali mi stanno bene e quali no. Già ne ho alcuni in mente che appunto vorrei eliminare, e niente, quindi adesso andiamo a fare tutta questa bella cosa. Se non lo fate ancora, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e seguitemi anche su Instagram e TikTok. Sul canale tra l'altro trovate nei video precedenti le altre puntate di questo decluttering e di questa sistemazione dell'armadio. Ah, tra l'altro io ho tagliato i capelli e sono molto contenta di questo taglio. Niente, volevo dirvelo perché l'ho visto in videocamera e era da un po' che volevo tagliarli, li ho scalati di nuovo. Comunque niente, adesso iniziamo con l'armadio. Allora, spero in qualche modo di riuscire a fare delle riprese sensate e che mi vediate. Comunque io qui tengo i jeans. In questa sezione dell'armadio vi ho fatto vedere appunto nella prima parte di questa sistemazione dell'armadio che qui tengo tutti i jeans che appunto ho lasciato infilati in questo modo, perché volevo appunto fare un bel decluttering. A parte il cambio stagione, ma dei jeans è raro che io faccia cambio stagione, però appunto lì per lì ogni tanto voglio andare a capire che jeans ho e vedere se ce n'è da togliere, e quindi adesso li tiro fuori tutti e man mano a gruppetti li andiamo a provare, o comunque capiamo quali sono, se li devo tenere oppure no. Allora, inizierei subito intanto da questi che indosso, che ho preso quest'estate, che hanno questo dettaglio così, e questi ovviamente li tengo, li ho comprati appunto quest'estate durante i saldi. E poi ci sono altri due paio che non erano dentro l'armadio perché ho utilizzato in questi giorni, e sono entrambi di Zara. E questo è il mio jeans preferito da tantissimo tempo, ed è così a vita super super alta e poi tutto ampio. Però c'è da dire che ormai ce l'ho da un bel po' di anni e in realtà, anche se l'ho utilizzato tantissimo, cioè veramente tantissimo, ha la vita un po' troppo alta per me, cioè vedete quanto è alto il cavallo, cioè mi arrivano praticamente qui su, e a volte mi dà un po' fastidio. In generale la vestibilità ultimamente mi lascio un po' a desiderare, anche se poi alla fine quando cerco un jeans largo prendo questo e vado sul sicuro. Però devo dire che secondo me nel mio armadio ne posso avere meglio di questo, quindi lo mettiamo in una categoria di forse per capire se ne ho uno simile con cui sostituirlo nel caso in cui questo lo metterò via. Voglio essere spietata con i jeans, e anche questi sono di Zara, sono tra i jeans forse più comodi che ho perché sono super elasticizzati, però poi vabbè, scendono così un pochino a campana sotto e sono un po' cortini. Allora, sono molto carini, l'unico problema di questo jeans è che appunto, essendo elasticizzati e quando li ho comprati mi stavano già, non larghi, però comunque leggermente più lenti, diciamo, nella zona della vita. Man mano, essendo elasticizzati, si sono allargati tantissimo, anche proprio sulla zona del sedere, e non mi piace l'effetto che mi fanno addosso. Anche se metto la cintura mi stanno comunque male, e quindi vorrei eliminarli. In realtà questi li uso molto con le cose molto ampie e lunghe, tipo dei camicioni lunghi o comunque dei maglioni oversize lunghi che vanno a coprire questa zona della vita in cui non si vede. Però appunto anche questi vorrei eliminarli perché vorrei tenere nell'armadio solo jeans che mi stanno bene, perché poi quando vado a cercarli per metterli faccio solamente confusione. Ho iniziato tirando fuori questi dall'armadio. In realtà questi sono tutti tre jeans che ho lavato, praticamente stirato e rimesso nell'armadio in questi giorni, quindi sono jeans che tengo, e sono questi fatti ampi in questo modo, un po' corti, che mi piacciono tanto in estate perché sono anche super leggeri, quindi questi soprattutto nel periodo del cambio stagione, comunque in estate li utilizzo tanto se voglio mettere dei jeans che appunto siano più leggeri e più morbidi. Poi ci sono
questi con tutti i tasconi di Zara che mi piacciono un sacco, anche questi li utilizzo tantissimo, soprattutto sempre in questo periodo della fine dell'estate, magari in inverno questi li utilizzo un po' meno, però tipo in queste settimane li ho utilizzati un sacco, li sto mettendo proprio veramente tanto, e mi piacciono, sono un pochino a vita medio-bassa e poi appunto hanno tutti questi tasconi. E poi per finire sempre questi, sempre di Zara, compro spesso da Zara jeans, ci sono questi così tutti sbrilluccicosi che ho preso quest'estate con i saldi, questi ovviamente li tengo anche, sono belli larghi, mi piacciono molto con un tacco per la sera. Altri jeans, allora, ovviamente sopra ci sono quelli più recenti, più nuovi, anche perché è praticamente tutta l'estate che non indosso jeans, gli unici che ho usato sono praticamente questi che vi ho fatto vedere fino ad ora, infatti poi passiamo a questi che sono nuovi col cartellino perché li ho comprati proprio quest'estate durante i saldi estivi, ve li ho fatti vedere nei video haul e appunto sapevo che poi mi sarebbero tornati utili in questo periodo e praticamente sono, allora, questi fatti in questo modo, di jeans blu semplice. In realtà questi qua li avevo presi con l'intenzione di andare a sostituire quelli di Zara che vi dicevo prima, che si sono slargati molto, perché comunque un po' ci somigliano, anche se questi sotto mi sembravano un pochino più larghi, invece no, sembrano quasi dei mom jeans. Sono un po' infatti indecisa se tagliarli, farli accorciare un po', renderli un pochino più simili a quelli. Comunque in ogni caso devo staccare il cartellino e questi ovviamente li tengo perché sono nuovi. Poi abbiamo questi di Stradivarius che presi anche con i saldi ovviamente li tengo. Sono super super larghi, questi li devo provare per bene con le scarpe, li devo portare a far accorciare. Allora di questi jeans che hanno bisogno di una modifica faccio un mucchietto a parte, sul letto li sto suddividendo. E poi ci sono questi che sono larghi e dritti praticamente, sempre a vita medio-alta, sì, sono a vita alta e sono sempre di Stradivarius, sempre persi con i saldi e anche questi devo capire se devo farli accorciare, ma questi se non mi sbaglio riuscivo a non farli accorciare, indossarli ugualmente. Poi allora random c'è questa gonnellina in jeans che in realtà non so se tenere oppure no, la metto tipo un mucchietto di forze. Poi abbiamo, allora, vediamo se così li riconosco e capisco. Ok, allora questi sono dei Levi's che mi stanno leggermente stretti in alcuni periodi della mia vita, in alcuni mesi, però mi piacciono tanto, fatti in questo modo, e li tengo. Poi ci sono questi, così, e anche questi li tengo anche se sono un po' indecisa, questi sono di H&M, sono un po' indecisa perché su questa parte sono un po' morbide, io li preferisco quando invece sono più rigidi in modo da dare una bella forma alla figura, però comunque questi appunto scendono dritti così, non sono male. Questi mi piacciono in realtà di solito con i tacchi o con gli stivaletti, con le scarpe da ginnastica no. Questi invece sono un paio di semplicissimi mom jeans di Pull&Bear, li tengo, anche più vecchiotti ma super semplici e super basic, ci stanno nell'armadio quindi li tengo anche. Allora, io ho paura che questo decluttering sia un disastro perché fino ad ora non sto declutterando proprio niente. Ricordiamoci sempre del fatto che ho detto che all'inizio ci sono quelli che uso di più, ma va bene. Questi jeans preferiti dello scorso anno sono larghi così di Zara, vita medio, media, non bassa però media, di questa specie di marroncino grigio, piacciono da impazzire, questi li tengo. Come tengo anche ovviamente questi qua, sono di Monki. Allora io questi qua in realtà li ho presi per sostituire quelli di Zara, quindi valuto se appunto tenere solamente questi e andare ad eliminare quelli di Zara in base a quanti altri jeans di questa tipologia trovo nell'armadio. E poi questi li tengo anche, sono dei Levi's larghi, proprio ampi, tipo pantalone palazzo, vita molto alta, e ovviamente li tengo. Questa è una gonna di jeans, anche questa non c'entra e non doveva stare qui, è lunga, bellissima, mi piace tantissimo, la tengo, ma non stiamo facendo il decluttering delle gonne. E poi allora questi, ah ok, questi sono di Bershka, sono super super larghi, questi jeans mi piacciono tantissimo ma non possono essere dei jeans da tutti i giorni perché comunque sono molto particolari, sono un po' spiegazzati. Però mi piacciono veramente veramente tanto. Per questo vi dico, ultimamente ho cambiato un po' stile, per questo ho accumulato anche tanti jeans,
perché prima li utilizzavo più normali, passatemi il termine, poi ho voluto provare anche tutti quelli cargo, tutti questi così molto molto larghi, un po' anche come questo che indosso adesso, più oversize, e quindi li ho acquistati e man mano si sono accumulati, perché comunque non mi va di eliminare tutti quelli stretti. E poi questi molto simili a quelli chiari che vi ho fatto vedere prima di Zara, sempre con i super tasconi e cargo. E mi piacciono da impazzire questi, anche altro jeans preferito dello scorso anno, pesano tantissimo. Allora, qui iniziamo con un po' di jeans un po' più vecchiotti, e abbiamo allora questi di Shein che praticamente hanno questa la tasca così che si vede la pelle, e allora questi io li uso solamente l'estate. In realtà sono anche indecisa se declatterarli, perché tipo quest'anno non li ho messi nemmeno una volta, comunque è una tendenza che è durata poco, e quindi non so che fare. Poi abbiamo questi che ho comprato la scorsa estate da Mango. Questi jeans mi confondono, non so se mi piacciono, sono un po' a vita più bassa del solito, sono un po' elasticizzati, poi scendono stretti e si allargano un pochino sul fondo, sono leggermente a zampa. Sono molto carini, ad esempio l'anno scorso li ho provati con gli UGG e mi piacevano molto, quindi voglio dargli una possibilità, perché in realtà con le scarpe da ginnastica non mi piacciono. In estate non so perché non li ho messi, comunque in estate non uso mai i jeans, però voglio dargli un'altra possibilità appunto con gli UGG, perché secondo me possono essere carini. Poi abbiamo questi qua grigi, che in realtà sono un po' simili a quelli di Zara che vi ho fatto vedere prima. Quelli hanno un grigio un pochino più scuro, tipo un po' più sul marrone. Questi sono di un grigio un pochino più freddo, ma diciamo che siamo lì. Non mi dispiacciono, ma non mi fanno neanche impazzire, mi ricordo. Quindi questi li metto in una catasta tra le cose da provare adesso. Ecco, un paio di jeans che io praticamente mi ero totalmente dimenticata di avere, ovvero questi qua. Sono di Primark, sono sempre con le tasche, sono i primi jeans che ho acquistato con le tasche. Infatti potete vedere che si notano un pochino meno rispetto a quelli di Zara, che hanno dei tasconi molto più grossi. Quindi sono andata piano piano, mi sono avvicinata a questo trend. Però appunto poi alla fine ora questi non li sto utilizzando quasi mai. Devo dire anche che ora come ora me ne ero dimenticata, quindi potrebbe essere anche per questo. In realtà somigliano un po' anche a quelli di Zara che vorrei eliminare, togliendo le tasche. Comunque sono dei jeans ampi e azzurrini, li vediamo, li tengo però. Altro jeans che io giuro ho totalmente rimosso di avere è questo di Pull&Bear, con tutti questi tagli. Ultimamente non ne ho più usati i jeans con tutti questi tagli e strappi, però mi ricordo che questi mi piacevano un sacco. Erano un po' cortini perché li avevo tagliati io e li avevo tagliati corti. Ma che sta succedendo in strada? Tutte le moto stanno passando adesso, comunque ok. Non lo so, li provo e capisco se tenerli, come anche questi. Questi qua erano carini, li ho presi da Monki, sempre questo è il brand, comunque non costano nemmeno poco, pagati sulla quarantina di euro mi sembra, e volevo quel periodo un paio di jeans un po' diversi, stavano andando un po' questi jeans, vedete, così, tutti a quadrettini, però alla fine li ho usati veramente pochissimo, perché comunque sono impegnativi. In realtà poi vedendoli così li immagino anche semplicemente con una canotta bianca e anche un blazer nero, però poi lì per metterli non li metto. Li provo, allora li vorrei declatterare subito, li provo, vedo come mi stanno, cioè se magari vedo che mi stanno particolarmente bene valutiamo se tenerli. Allora, proseguiamo, abbiamo questi jeans che mi piacciono un sacco ma sono super stretti. Io questi li ho comprati in un periodo in cui, beh, evidentemente ero ancora un pochino ancora più magra di come sono adesso. E boh, non lo so, cioè mi entravano, adesso mi fanno morire, cioè ora non li provo da un po', però mi ricordo che comunque, anche se ho mangiato solamente una cosa in bio, se un giorno leggermente la pancia più gonfia non mi stanno, e in generale poi comunque sono stretti, non sono skinny ma sono molto stretti, non lo so. Allora, li volevo tenere perché sono l'unico paio così chiaro e comunque ci starebbero, me li riprovo, ma non lo so. E poi la cosa che mi dispiace è che tenendoli piegati in questo modo si rovinano, cioè nel senso si stropicciano. Quando li devo andare a mettere, magari quelli che sono stati più in fondo, poi non li metto perché sono appunto stropicciati.
Comunque, questi li declatterò anche, me lo sono ricordata adesso quali sono. Sono dei jeans che ho preso in un periodo in cui invece avevo qualche chilo in più, mi stanno un pochino più grandini, poi li ho presi online, già mi stavano un po' più grandicelli, però era un periodo in cui stavo odiando tutti i jeans che avevo perché mi stringevano da morire la pancia, soprattutto in inverno, non metto dei maglioncini dentro e non li stavo sopportando più, quindi ho detto basta, li prendo proprio più grandi, voglio che mi siano larghi, e appunto ci sono questi che poi man mano comunque indossandoli e tutto si allargano, questi li metto via 100%. E poi invece abbiamo questi che sono, questi li ho da una vita, tipo da 10 anni, 8 anni, non lo so, da tantissimo. Sono di Zuiki, che non ci entro ormai da tantissimo. Sono a vita alta e sono stretti. Allora, li tengo perché sono l'unico paio di jeans stretto, così, di questo colore. Quindi sì, questi li tengo. L'unico paio che so che mi dovrebbero anche stare. Magari forse li provo. Allora, qui arriviamo a un jeans che in realtà io vorrei mettere via, ed è questo qui di Zara, sempre stesso discorso, l'ho preso una volta ad un mercatino che appunto aveva anche delle cose di Zara, l'unico problema è che mi sta un po' parecchio largo in vita e vorrei appunto sostituirlo. Il problema è che non ho in questo momento un altro jeans nero, se non quello di Levi's, però largo, palazzo. E sinceramente in inverno, anche per il lavoro, comunque un jeans nero così super semplice mi è utile. Quindi questo lo tengo, ma con riserva. Nel senso che non appena riesco a trovare un jeans nero che mi sta meglio, elimino questo. Allora, questi sono dei mom jeans di Pull&Bear chiari, li tengo sempre per il solito discorso, solo due paia di mom jeans nell'armadio, questi alla fine li uso magari, non lo so, in primavera per fare una scampagnata, una gita fuori porta nella natura, sono comodi, te li metti e via, ci fai qualunque cosa. E poi passiamo ad un altro jeans grigio, un altro jeans che ormai è veramente vecchiotto, ma io amo questo modello di Zara. Tra l'altro mi sto rendendo conto che la maggior parte dei miei jeans sono di Zara, comunque. È questo fatto così, cioè è bellissimo questo jeans. Scende dritto, il giusto, largo il giusto, stretto il giusto, la vita anche è giusta, elasticizzato il giusto, è perfetto. Il modello è... vediamo se c'è scritto da qualche parte, mi sa che no, no. E questa è una tragedia perché io non saprò mai più come comprare questi jeans, perché volevo prenderli sia di questo stesso grigio nuovi che anche magari di altri colori, ma non mi ricordo minimamente qual era il modello. Forse, allora, Ribcage? No, 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 non mi ricordo. Vabbè, comunque, niente, questi. Comunque, questi li tengo, li vorrei prendere nuovi anche questi, ma per il momento abbiamo questi. Allora, stiamo per finire. Abbiamo questi... ah, abbiamo anche questi mom di Zara che non lo so, li devo provare perché li ho amati per un sacco, però poi mi stavano un po' strani e quindi voglio provarli. E questi altri che non so se mi entrano perché c'è stato un periodo in cui non mi entravano più, forse sì, comunque mi piaceva il fatto che fossero con questo doppio denim. I tagli qui non mi fanno impazzire, mi piaceva il fatto del doppio denim, appunto. Li provo e vediamo. Allora, dietro, allora in fondo all'armadio sto trovando altri jeans e pantaloni. C'è un po' un mix, quindi vabbè, ormai li vediamo anche adesso, anche se non sono jeans. Ci sono questi pantaloni di Zara che, allora, sono veramente tantissimi anni che ce li ho. Non so se vi ricordate, andavano tantissimo di moda su Instagram, ce le avevano tutte, cioè ai tempi in cui c'era come social solamente Instagram e poi vabbè YouTube, ma io ancora non lo avevo, sto parlando veramente di tanti tanti anni fa, boh, 2018, non lo so. E li provo perché non ne ho idea di come possono starmi, però in realtà volevo declatterarli in precedenza, mi ricordo. Poi ci sono questi altri che mi piacciono perché sono particolari, con questa fantasia. Però il problema è che anche questi mi stanno un po' larghetti e poi alla fine non riesco a sfruttarli mai. Quindi questi, mi sa che a malincuore, li metto via. Sì, questi li declatterò subito. Ah, vi dico già che queste cose le caricherò sul mio profilo di Vinted. Quindi se vi interessa qualcosa, se vi piace qualcosa, trovate il link nella descrizione. Poi abbiamo quest'altro pantalone giallo, ho provato a metterlo, ho provato a tenerlo nell'armadio, ho ancora il cartellino, ma non ci riesco.
Cioè, non lo so, quando penso dico sì, ok, potrei abbinarlo con questo, con quello, ma poi non lo metto. È anche abbastanza spesso, quindi va bene anche per l'autunno inoltrato, la primavera inoltrata, perché comunque secondo me tiene anche, non dico caldo, però comunque non fa sentire freddo, ma mi sa che questo lo metto anche su Vinted. Poi abbiamo questo jeans colorato di Zara rosa, mi piace tantissimo. Allora, è un modello tipo quello azzurro, il primo che vi ho fatto vedere. E lo tengo perché mi piace il modello ed è l'unico jeans che ho coloratino. Cioè, in realtà no, ne ho anche uno verde. Ma dov'è? Aspettate che adesso li cerco, devono essere qui in camera. E poi questo pantalone di Zara che è anche a rovescio, è tipo un po' capri. L'ambulanza, tutto bene. Lo provo, capisco se lo uso in primavera, perché io in inverno, autunno, questi colori non li metto, quindi questo è un forse per la primavera. E poi dietro, in fondo, proprio alla fine, ci sono dei jeans che tengo, sapete, per quelle occasioni, boh, non si sa mai, magari mi servono dei jeans un po' più così. Allora, questi sono dei jeans di Pull & Bear. Mi piacevano tantissimo, ma anche questi mi stanno enormi. Cioè, questi li ho comprati troppo più grandi e ora mi stanno veramente grandi. Quindi, proprio sono troppo ampi. Li ho amati questi jeans, proprio li ho amati. E questi li avevo comprati in sostituzione di quelli di Zara, perché in quel periodo quelli mi stringevano troppo, ma questi mi stavano troppo larghi. Però comunque, ok. Questi li metto anche via e li metto su Vinted, sono nuovissimi, cioè questi sono veramente proprio nuovi. Poi abbiamo questo jeans super vecchiotto di Terranova che ho tenuto, se vedete se ci serve un jeans da casa, boh, non lo so, per fare qualcosa in cui il jeans si può anche rovinare, ma cosa me ne dovrei fare? No, questo lo metto via. E come metto via anche questo jeans vecchissimo, a cui ho fatto anche questa arricciatura quando andava un po' di moda questa cosa dell'arricciatura. Questi mi stavano un po' larghi, quindi ho detto adesso facciamo questa cosa, ma li metto via perché appunto non li metto veramente mai. E nel caso in cui mi serve qualche jeans un po' più vecchiotto, ce li ho, quelli, i mom jeans che ho conservato di Pull & Bear, comunque ce li ho. Poi abbiamo questi altri che sono così neri. Li avevo conservati sempre col solito discorso dei jeans vecchi, ma questi penso che li metto via anche. Allora, l'ultimo jeans che c'era dentro l'armadio è questo così, panna. Allora, è un bel jeans. Quest'anno non l'ho usato neanche una volta. Adesso me ne pento, perché dico appunto, anche con una canotta bianca facevo un bel look, ma forse perché quest'estate c'è stato veramente troppo caldo che non si riuscivano a mettere i jeans mai, cioè neanche la sera, neanche una giornatina più fresca. Quindi questo lo tengo, dai, è l'unico jeans che ho così chiaro, panna bianco, quindi lo tengo. Allora, questi sono gli ultimi, sono questi leopardati che tengo. Questi sono quelli verdi che vi dicevo, anche se non li uso tantissimo perché comunque il colore è molto impegnativo, li voglio tenere perché sono l'unico paio fatto in questo modo, sono comunque un po' più particolari se mi servono per qualche occasione. E poi questi qua fatti così, un po' effetto slavato, tipo giallino, color sabbia, mi piacciono tantissimo. Li ho presi, sono di Bershka, li ho presi questa primavera e questi li tengo ovviamente. Sono super super larghi, belli. Allora iniziamo, questi non mi salgono nemmeno perché praticamente niente, si sono fermati tipo qui e non mi salivano. Credevo in realtà mi potessero stare. Questi invece sono quelli di Zara, tipo mom. Allora, a vederli così stanno anche bene. Il problema è che per metterli e toglierli faccio fatica perché sono duri. Cioè, non è il problema tanto che sono stretti, sono duri, perché poi la taglia è la solita e mi stanno stretti anche quando mi siedo, cioè proprio qui, perché è rigido, il jeans è troppo rigido, anche se appunto non mi dispiacciono, forse mi schiacciano un po' il sedere, non lo so, sembrano tipo un po' modello Levi's, però comunque questi li metto via perché ogni anno mi obbligo a metterli, ma poi quando li metto sto scomoda. Però sono veramente belli questi, veramente veramente tanto. Allora, questi, come ricordavo, mi stanno e mi piace anche molto come mi stanno. Sono anche comodi, nonostante comunque siano stretti, però appunto non sono skinny. Sono comodi questi qua, veramente troppo carini. E sapete che c'è? Io ho deciso proprio in questo momento
Questi di Zara che vi dicevo, quelli super slargati, li metto via. Ho anche questi che possono assolutamente sostituirli, ne ho anche degli altri, quindi questi via, brava me. Allora, questi pensavo peggio, in realtà sono quelli strettini. Sono molto carini, l'unico problema è che anche questi non sembra, ma mi stanno troppo stretti qui sulla pancia e mi danno fastidio, cioè anche quando sto seduta non li sopporto. Io credo che ormai, essendomi abituata ai jeans larghi, ho un problema con i jeans che mi stringono troppo sulla parte della pancia, mi danno fastidio e sì, qui ci voleva una mezza taglia in meno, quindi sì, se siete un S un pochino più esile di me o tipo una XS, questi sono perfetti. Sarei tentata di tenerli, ma poi so che non li metto, e se li metto mi fa male la pancia tutto il giorno, perché poi magari ad esempio se li metto per stare in ufficio in cui sto seduta tutto il giorno mi tagliano praticamente lo stomaco a metà, e quindi via anche questi. Beh, un bel decluttering, eh? E allora, questi sapevo che provandoli poi avrei avuto il dubbio se tenerli oppure no, perché in realtà mi piacciono, cioè addosso vestono bene, sono comodi, sono della giusta lunghezza. Non li uso mai. Vabbè, facciamo una cosa. Secondo me in questo periodo autunnale sono perfetti. Cioè per ora si possono utilizzare. Cerco di metterli, proprio li metto i primi su in alto. Cerco di metterli, se non li metto li declattererò successivamente. Allora, questi sono quelli che vi dicevo di Pull&Bear larghi con tutti i strappi. Allora, questi qua li tengo perché come jeans mi stanno bene. Mi piace la vestibilità. Sono belli a vita alta, poi scendono tutti larghi così, mi piacciono come mi stanno addosso. In questo momento non sono super fan di tutti questi tagli, cioè questo è veramente impegnativo, ma se ho voglia un giorno di creare un outfit in cui mi sento un po' così da jeans strappati o comunque non lo so, mi servono per un qualche motivo, ce li ho, e alla fine sono gli unici che ho così strappati. Gli altri che hanno un taglietto sono quelli che indossavo oggi, ma è proprio un taglietto, cioè quelli sono totalmente un altro mood. Questi sono molto più così street style, vabbè, li tengo perché comunque appunto mi vestono bene. Allora, questa è indecisa, però vedendomela addosso effettivamente mi piace, cioè mi veste bene, la taglia è perfetta. Anche qui, che di solito mi stanno molto larghi, questo no, anche cioè tutto addosso dal sedere, posso muovermi, posso sedermi. È della lunghezza giusta, che non ho dovuto nemmeno tagliare, neanche per metterlo con le scarpe da ginnastica, e mi dispiace metterlo via. Adesso lo paragoniamo a quello di Zara. Allora, mi avvicino, praticamente il mio dubbio era che somigliasse molto a questo ora. Ci somiglia un po', è inevitabile, cioè sono grigi entrambi. Però questo ha un po' questo giallino, questo invece è più freddo e questo è un po' più a vita alta rispetto a questo. Non lo so. Non lo so. Io i jeans grigi in inverno li uso molto, eh. Allora, sono veramente molto simili, ma questa concedetemela. Cioè, sto eliminando tanti jeans. Voi da lì non ve ne starete rendendo conto, ma qui li sto ammucchiando e sono veramente tanti. Già che c'ero, mi è venuto in mente di fare una prova. Allora, questi sono quelli che vi ho detto che mi stavano molto larghi. Quelli di Pull&Bear, perché praticamente io giustamente li portavo a vita alta. Se li metto a vita alta, cioè vedete qui c'è questo mappazzone e sono molto larghi. Ma se io li scivolo e li metto a vita media, non dico bassa ma media, fanno tutto un altro mood. Cioè sono un jeans oversize, ampio, un po' così, e hanno il loro senso, magari con un tacco perché sono stati accorciati per essere portati a vita alta, molto alta. Questi sapete che mi hanno messo in crisi? Non so, ho detto ma li provo. Secondo me non sono male. Dai, questi mi sa che facciamo un ripescaggio, anche se l'unica cosa che un po' mi lascia sempre perplessa è questa zona qui della cerniera, che sta un po' strana. Guardo anche allo specchio, però sì, cioè come jeans comodo, largo, semplice, potrebbero non essere male. Ho deciso di provare con voi anche quelli di Zara, i primi che vi ho fatto vedere, che vi ho detto che non mi convincevano, quelli larghi, che appunto sono molto a vita alta. E hanno la vita, cioè queste sono le mie costole, cioè la vita è molto alta, quando sto seduta praticamente stanno altissimi. E anche hanno questo problema dietro, che mi stanno larghi in questo punto, cioè qui sulla vita mi stanno molto larghi perché sono molto larghi, mentre qui sui fianchi sono perfetti, cioè questi io non posso tirarli giù perché non scendono. Cioè mi resta questa parte della vita molto molto larga e questa zona più stretta,
Non so che fare. Cioè, sono molto a vita alta, secondo me troppo. Sono comodi. Mi piace il fatto che comunque qui si stringono e poi scendono più larghi, cioè non sono come gli altri yoga che sono tutti più larghi. Questi sulla vita sono più stretti sui fianchi e poi si allargano dopo. Non lo so, scrivetemi nei commenti, ditemi secondo voi come sono e se anche in base agli altri che avete visto posso eliminarli. Perché vedete, potrei sostituirli, diciamo, anche con questi, anche se sono blu più scuro. Questi sono quelli di Stradivarius, dritti, che scendono però sempre un po' ampi, non come quelli. Però mi piace che sopra sono anche questi belli stretti. Quindi, tutto sommato, avrei anche questi. Tra l'altro, li ho provati per vedere se devo accorciarli. E mi sa un po' di sì. Cioè, adesso li provo bene con le scarpe da ginnastica perché, cioè, forse, allora, potrei lasciarli, ma fanno una parte troppo, troppo arricciata. Adesso vi faccio vedere. Allora, il discorso è questo. Non poggiano terra, come potete vedere, perché sotto sono più stretti delle scarpe da ginnastica. Il problema è che stanno tanto, tanto appallottolati. Vorrei che stessero, sì, un po' morbidi, ma un po' di meno. Cioè, tipo così. Cioè, anche meno forse. Quindi non lo so, sì, mi sa che questi li faccio accorciare un pochino. Poco, perché comunque mi piace questa cosa che sotto si appallottolano un po', ma così sono troppo lunghi. Allora, anche questi mi entrano, stavo dimenticando di provarli. Allora, hanno secondo me sempre troppo la vita alta. Questi li ho comprati, credo, più o meno nel periodo in cui ho comprato i jeans, quelli là di Zara, parliamo anche quelli, cioè li ho da tanto, quando si usava proprio questa vita altissima. E anche questi credo siano un po' troppo a vita alta, forse li stanno anche un po' strettini dalla vita, ma qui potrei semplicemente spostare il bottone di poco, visto che c'è quello interno. Allora, con questo fatto che stringono tanto in vita, io ho il punto vita più piccolino, qui mi piace come scendono. Per il resto sono dritti, semplici. Questi secondo me per il lavoro potrei sfruttarli. Sapete che ce li tengo, però devo capire. Allora, io in realtà ci toglierei anche la cintura, solo che se tolgo la cintura si vede che mi stanno un po' stretti, perché se tengo la cintura, qua magari li lascio aperti e appunto chiudo la cintura sopra un po' più larga e non si vede così. Però, sì, dai, questi non sono male, anche quando abbiamo qualche evento un po' più formale al lavoro, in cui comunque mi serve un pantalone, invece del classico jeans, però appunto non voglio metterlo nero, potrei mettere questo. Allora, adesso rimetto tutto nell'armadio, cerco di dargli una quadra, di metterli più ordinati possibili e vi faccio vedere. Allora, ci siamo. Questa è la situazione dell'armadio. Ho messo qui tutti, cioè allora non sembra molto cambiata rispetto a prima, ma giuro che è cambiata. Qui ho messo tutti i jeans larghi. Il problema di questi è che occupano più spazio e che sarebbero meglio appesi, così, comunque a metà nelle grucce, solo che non ho lo spazio per appendere le cose, quindi per adesso li ho messi qui, in questo modo un po' si sgualciscono, ma questa è la situazione. Qui invece ci sono tutti i jeans più strettini, infatti come vedete sono molti meno. E poi allora dietro ci sono quelli messi peggio, nel senso che come vedete lì in fondo ci sono tutti i jeans colorati e i jeans un po' più particolari. Questi qua sono gli unici che ho corti. Poi in realtà qui ci sono queste cose della palestra che però devo togliere. Stavo pensando di mettere in uno scatolone da qualche altra parte comunque e toglierli da qui. Quindi magari poi si libera più spazio. Vedremo, anche se io qui poi volevo metterci le tute che uso per casa in inverno. Vediamo, devo ancora finirlo tutto questo cambio stagione. Però comunque dai, sono contenta comunque del decluttering che ho fatto. Vi faccio vedere i jeans che ho eliminato, perché magari non sembra, ma questi sono i jeans che ho eliminato durante il decluttering e in totale sono, allora qui sotto ce n'è un altro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dovrebbero essere 9 paia. Poteva andare meglio? Assolutamente sì, ma sono comunque contenta. Allora, questo decluttering finisce qui. Devo dire che comunque appunto sono abbastanza contenta dei jeans che ho eliminato. Sicuramente vorrei tenerli appesi nell'armadio in maniera più
decente, in modo anche da vederli meglio, da averli sempre sott'occhio e in modo anche che non si stropiccino tutti. Però purtroppo lo spazio è questo per il momento e quindi così io sogno la mia cabina armadio enorme con lo spazio per tutto, prima o poi, ma non oggi. E quindi direi che comunque è andata bene. Durante l'anno penso di eliminare ancora qualche altro jeans che magari reputo un po' più vecchiotto, non lo so, che comunque non mi sta benissimo, quindi possibilmente poi ci saranno delle variazioni. Per adesso la situazione è questa. Fatemi sapere nei commenti, tra quelli che avete visto indossati in generale, se ce n'è altri che dovrei eliminare, quali invece dovrei tenere. In realtà jeans ne ho tanti, è vero, ma io li uso praticamente tutti i giorni, cioè tutti i giorni sono i miei pantaloni, in inverno, in primavera, in autunno, io uso quasi tutti i giorni i jeans, a volte sì i pantaloni ma per lo più i jeans, e quindi cioè sì, li uso per il lavoro, per uscire la sera, per look più eleganti, per look più sportivi, sempre, quindi sono proprio il capo che sfrutto di più e mi piace averne tanti, perché comunque anche se indosso sì sempre il jeans, però comunque cambia il mood dell'outfit. E niente, noi ci vediamo prestissimo sul canale con un nuovo video, vi mando un bacio e a presto, ciao!